Ciao ragazzi, buonasera da Bruce. Da Lefty ovviamente, buonasera. Bentornati sul canale se già siete iscritti o benvenuti se è la prima volta che venite sul Bruce Garage. Quindi iscrivetevi Lazzaroni, c'è la campanella, spuntate, mettete un mi piace. Proprio qua sotto. È vero o no? È lì. Allora ragazzi, oggi ho fatto un video un po' diverso perché qualche giorno fa, qualche settimana fa, sapete che a me piace collaudare, sentire, riparare velocemente, spendendo il giusto, se poi la macchina lo impone, no? Perché è una macchina da 5.000, 7.000 euro e non da 70.000. Quindi, questa macchina effettivamente l'ha segnalata Lefty ad un suo amico, un'auto dell'Autodream. Tramite dell'Autodream. Un'auto dell'Autodream 24, un usato ovviamente. Fresco dell'Autodream 24. Quindi, consegniamo la macchina. Io ammetto di averla provata velocemente per 2 chilometri prima di consegnarla, non ho fatto un vero e proprio collaudo, quindi l'ho provata dopo che lui l'ha venduta. Che cosa è successo? Quel giorno tu non potevi esserci, dove eri? Io ero in ferie. Mi sono... era andato al Fidenzio Outlet Village a rifarsi il guardaroba. Va bene, ormai viene in video di conseguenza. Devo dedicare una giornata anche alla mamma. Deve sì. Dedicare una giornata alla mamma, fare contenta la mamma. Cioè. Poi in video comunque c'è. Adesso arriva tutto il guardaroba del Bruce Garage con gli sponsor. Arriva tutto, ragazzi. Grosse novità. E stiamo attenti. Allora, quel giorno io ero tranquillo, non avevo nulla da fare, come vi ripeto, a me piace sistemare, fare, mi piace, una cosa che ho sempre avuto. Quindi ho detto, senti, non ti preoccupare, se te non ci sei oggi, approfitto, non ho niente da fare, vado io all'Autodream a sistemare, a rimettere dritta in riga la macchina di calo. A quanto pare mi sono anche risparmiato delle... Delle beghe. Non indifferenti. Eh beh, il cuscinetto, insomma, forse... È meglio cambiare il mozzo, esatto. Come difficoltà. Comunque, insomma, non vi abbiamo fatto vedere quella fase in video perché Dani, non avendo la pressa lì per estrarre il cuscinetto dal mozzo e inserire il nuovo cuscinetto, è andato a farlo praticamente in un'officina meccanica poco distante dall'Autodream. E nella prossima officina ci doteremo anche di quello, non vi preoccupate. Allora, speriamo, anche se è più facile, ormai cambia pezzi, preferiscono cambiare il mozzo. Ma noi invece ci piace far vedere anche la meccanica e, come dico io in video, facciamolo vedere quella che potreste fare anche in box. Sì, con un po' di manualità, un po' di esperienza, un po' di qualche amico meccanico che vi coordina, così vi evita di farvi male, sicuramente potete imparare a farvi qualche intervento che magari non userete a Milano perché c'è l'Europa, la legge, vi arrestano, ma magari se siete in Africa, cazzo, non morite, figlio. È vero o no? Cioè, esatto. Ecco, allora, va bene, in Africa, l'Africa, quella i ride, non l'Africa, le città, naturalmente. Allora, vediamo che cosa abbiamo fatto con Dani all'Autodream. È un video rilassante, è un video educativo, è un video per scoprire anche... Me lo gusterò anch'io, visto che non c'ero, quindi... Tu non c'eri, te lo guardi adesso. Esatto. Buona visione, andiamo avanti. Ciao Lefty. Ciao. Gli ho fatto anche la mail, ormai c'è la mail. lefty@brucegarage.com. Andate, scrivetegli qualcosa. Chi è il primo che gli scrive la mail? Dai, vediamo il video, dai. Ragazzi, state connessi, arriva la Golf, arriva il Cooper S, arriva una macchina in omaggio per qualcuno che ha bisogno, arrivano tantissime cose, ragazzi, state qua, iscrivetevi al canale Lazzaroni, ciao, andiamo avanti. Dicevamo, ma la sigla, Bruce? Adesso la mettiamo. Ma certo che devi metterla. Ragazzi, le mega macchine. Però su mega spirito. Ti sei ricordato della sigla, bravo. Mettiamo la sigla, andiamo avanti. A dopo. Ciao amici del Bruce Garage, buongiorno. Ciao amici, siamo col mitico Gigi Galli che ha appena terminato la gara guidata. La macchina elettrica è? È come una figlia che non ce la dà. Zazan! Ciao ragazzi, oggi giornata alternativa. Oggi mi sono preso questo pomeriggio per venire all'Autodream da Dani e Marco. Ciao a tutti. A fare un lavoro su un'auto che ha venduto Lefty a un suo amico. Allora c'era da fare un collaudo perché sentiva delle vibrazioni, sentiva dei rumori il cliente. Allora io l'ho provata. E mi sono accorto che praticamente c'è una vibrazione che arriva dalla posteriore sinistra e
un rumore fastidioso di risonanza. Che fa la risonanza? La risonanza fa così. Che arriva dalla zona anteriore. A bassa velocità è nitidamente capibile che arriva dall'anteriore destro. Ad alta velocità si trasferisce quasi sull'anteriore sinistro, ma quella è la risonanza che si sposta. Allora, volevo spiegarti il si sposta. A seconda della velocità, la risonanza cambia. A bassa velocità ha una frequenza e appare nitidamente arrivare da un punto. A 90 all'ora si cambia. Si diffonde. A 120 sembrava quasi a sinistra, per esempio. E la risonanza fa così, lo sapevi? Questione di risonanza. Questione di risonanza. Andiamo avanti. Adesso Dani si è incastrato nella mascherina qui sotto che si è staccata leggermente, mi ha detto Luca, che ha preso un marciapiede. Quindi, come vedete, ragazzi, io faccio anche interventi speciali per macchine normali. Comunque è intelligente il tri-ruota che viene bloccato dai dadi, così non li perdi e non te li fregano. Pensi, sì. Questi, vero o no? Si rompono tutti. Si rompono però con questo sistema. Vabbè, comprensibile. Però almeno non te li ciurano. O non li perdi mentre vai, che rotolano sul terrazzo della vecchia che sta bevendo il tè e si caga addosso alla parastella. Allora, adesso per andare in cuscinetto smontiamo il mozzo. Dai, tanto è una di quelle giornate grigie che uno se ne starebbe a casa sotto le coperte e noi invece ci mettiamo sotto le macchine che stiamo bene lo stesso. Siamo caldi anche perché questa è calda. Lasciala tranquilla allora un attimo, qualche secondo, qualche minuto. Infatti, vedi, si sente il rumore, si sente che sì. Un bel po' rumoroso. E allora ci ho sentito bene. Certo, come al solito, ci senti sempre bene tu. No, a volte con la risonanza se ne va in giro nell'abitacolo. A seconda di dove ti metti, sembra che sia in un punto diverso il suono. Però ad alta velocità c'è una risonanza, a bassa un'altra. Allora sai, a volte il dubbio ti viene, no? Però a bassa velocità era nitido che arrivasse dalla ruota destra. Anche le gomme termiche, quindi. Quelle sono più rumorose, il rotolamento accentua i decibel nell'abitacolo rispetto alle gomme di stile. Andiamo anche, svogliamo anche il signor. E allora andiamo anche questo e ci siamo. E poi lo mandiamo tutto. Così vedete come farvelo a casa, ragazzi, il cambio del cuscinetto. Avete bisogno di un click, però, eh? Avete bisogno di un ponte o di un click. Attenti quando si tira fuori il segnasse che non viene giù dal lato del cambio, sennò perderete tutto l'olio. Good to know. E poi siamo. Buona sapersi. Siamo nei casini poi, eh. Ok. Stacchiamo il sensore. Cosa che dicevi? No, dico,
Un video molto bello, interessante. Dani è una bestia, come sempre. Adesso arriva anche Marco, stai calmo, dai. Sì, ma... Oggi Marco ha regalato. Ha regalato? Cosa mi volevi dire che abbiamo interrotto i ragazzi? No, ho detto solamente che mi sembrava una cosa molto bella. Andiamo avanti a vederla. Andiamo avanti a vederla. È che sapete che... Questo è anche il test, no? Allora lui diceva, mi sa che in questo momento è un po' noiosetto. Facciamo un intervento così diamo un po' di movimento al video. C'ha ragione. Non lo so, vediamo. Vediamo, voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti, Oscar. Esatto. Piano col sensore, perché questi sono molto sensibili. Che puntualmente si rovinano quando si tira via. Infatti, lo teniamo così. Perfetto, adesso ci facciamo anche da sotto. E il morso è fuori. Senti? Bello rumoroso. Come sentite, rumore metallico. Telli. È lui. Ok, mettiamo il ricambio. E andiamo avanti. Sembrava più difficile, eh? Allora è stato montato dentro cuscinetto nuovo, mi sono distratto un attimo ragazzi, Dani è andato avanti, adesso si fa lo stesso procedimento al contrario e ci siamo. Sempre. Aggiungiamo la padelletta. Puliamo il disco internamente. Allora, mio fratellino Roby da Ibiza, 10 anni che è Ibiza, guarda come è tornato.
Allora, che alla fine mi è capitato di fare un favore a un amico. E allora, hai visto che eravamo, fermiamo tutti. Abbiamo ripulito il disco, il mozzo, interno e esterno, poi puliremo anche il cerchio internamente, così non abbiamo problemi di eventuali vibrazioni. Di niente, di alcun tipo. Molto molto bene. Ho rimontato tutto, me lo vedi? 20 minuti, mezz'ora. Ho lavorato da 20 minuti, mezz'ora. Si vede che per il Dani era un lavoro da un minuto. Si vede, no? Mezz'ora. E via. Adesso andiamo a cambiare il cerchio. Enzo viene lunedì, è venuto ieri sera. Adesso Marco sta tirando giù un altro cerchio che avevamo qua e che non è ovalizzato. Ci tiriamo giù il pneumatico. Adesso non ci abbiamo più la vernice per verniciare anche questo cerchio, però. Ah, aria fresca, aria fresca. È anche è recente perché c'ha 2 settimane fa l'abbiamo fatto, no Marco? Sì. Dai, aria di montagna ancora. Possiamo poi respirarla senza problemi. Sì. Gomma montata ed equilibrata, bravo Dani. Allora adesso abbiamo risolto il cuscinetto davanti, montiamo la posteriore sinistra dove sentivo arrivare le vibrazioni, in effetti il cerchio era storto come abbiamo visto, e poi andiamo a provarla. E anche per oggi abbiamo fatto un favore ad un amico, io mi sono rilassato, Dani più o meno, Marco anche lui più o meno, però l'appunto continuerà a viaggiare senza problemi. Ciao ragazzi, ogni tanto qualche video così anche defaticante, no? Un po' di così, qualche cosa che vi possa in qualche modo insegnare qualcosa. Quando sentite certi rumori sappiate che sono i cuscinetti e le vibrazioni, o sono i pneumatici o sono le ruote naturalmente, o qualcosa che ha a che fare con la cinematica della sospensione. Per oggi abbiamo fatto, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando. Allora ragazzi, cosa ne pensate di questo primo video dove io e Lefty commentiamo durante il video? Sì. Devo rispondere loro, io cercavo la tua risposta. Che ce lo dicano. Ditecelo nei commenti e sì, se avete bisogno, sempre lì, iscrivetevi al canale Lazzaroni, iscrivetevi al canale Lazzaroni. E se avete bisogno di fare interventi speciali su auto normali, noi siamo qui. C'è il nostro amico Bruce, mi raccomando, state con i bravi, solo cose belle. E buona passione a tutti. E vai! Ciao ragazzi, ciao il nostro amico Bruce. Ciao. Basta, chiudi.